Ah, sicuramente si era messa bene per noi la partita come volevamo, però non siamo riusciti a continuare nel gioco, anzi poi ce la siamo complicata da solo e il secondo tempo non siamo scesi in campo. Senti, vuol dire, le partite a volte si possono vincere anche in inferiorità numerica, no? Cosa è successo? È vero, pronti via, 20 secondi e il gol del pareggio, però una squadra come il Lecce, che ha personalità, calciatori di esperienza, com'è che non riesce più a rientrare in partita? Non abbiamo avuto neanche tempo perché abbiamo preso anche subito dopo il secondo gol. Ho detto, il secondo tempo dovevamo fare di più. Posso aggiungere una cosa che non deve più accadere assolutamente a noi. Ci serve la lezione. Sul piano personale sei soddisfatto almeno? Ma preferivo non segnare oggi e portare a casa qualche punto. Però niente, adesso questa è finita, non dobbiamo fare troppi drammi, sicuramente prendere cose negative che sono di più di oggi, soprattutto del secondo tempo, farne tesoro per non farla accadere più. Una parola per il tuo collega Corona, segno che giocatori come lui, come te, come Fabrizio Miccoli, nonostante l'età, ancora riescono ad infiammare le piazze. L'ho visto bene, ha fatto una grande partita, non solo per il gol, sono le sue partite, sa tenere palla, fa salire la squadra, dà una mano a tutta la squadra, quindi complimenti a lui. Ci vuoi raccontare la protezza, ecco, com'è nata? No, è nato così, ho trovato la palla, non guardando neanche la porta, diciamo che mi è andato un po' bene. Ringrazio il pallone sgonfio perché secondo me, se no, non sarebbe finita lì.